La crisi di governo, i tradimenti, i giornali, parla il presidente della regione Rosario Crocetta. Cultura apre il MUME, Museo Interdisciplinare Regionale di Messina. È stata presentata nel corso di una conferenza stampa al Comune di Gela la terza edizione del programma televisivo Una Voce per la Sicilia. Nuova edizione di Media News, appuntamento di sabato 17 giugno. Prima notizia, la crisi di governo, i tradimenti, i giornali. Parla il presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, che afferma di essere pronto a farsi da parte per una candidatura di Pietro Grasso. Con estrema chiarezza dico che se il candidato dovesse essere Grasso sarò il suo primo e leale sostenitore, poiché una presidenza Grasso sarebbe in linea con la mia visione politica. Con queste parole il presidente della regione intende sgomberare l'idea che dietro la richiesta di dimissioni dell'assessore Pistorio ci sia un suo progetto politico. Dietro questa richiesta di dimissione, sostiene Crocetta, c'è soltanto la legittima richiesta di un presidente che non può più fidarsi di un collaboratore, che ha una visione culturale e politica antitetica a quella del presidente su questioni che attengono la difesa di diritti inviolabili delle minoranze. Per quanto riguarda la vicenda politica, Crocetta non ha mai chiesto ai centristi di lasciare il governo e a nessuno degli alleati ha mai detto che la condizione per rimanere al governo fosse la sua ricandidatura. Ha sempre ritenuto che la coalizione dovesse, dopo le amministrative di Palermo, cominciare a discutere della nuova candidatura unitaria del presidente della regione. Ha sempre rassicurato gli alleati, a partire dal segretario del PD Fausto Raciti, che non ci sarebbe stata da parte sua una sorta di verifica di fedeltà a Rosario Crocetta per continuare l'esperienza di governo. Per mesi e persino per anni, conclude, ho accettato attacchi politici, critiche, dissociazioni, votazioni in aula in contrasto con la linea di governo che da parte mia non hanno determinato azioni responsabili. Ho lavorato per la stabilità, accettato rimpasti non necessari per amore della collaborazione con le forze alleate. Ho fatto mediazioni politiche, ma nessuno questa volta può chiedermi mediazioni. La mediazione in politica è necessaria, ma non può essere fatta quando è in gioco la dignità delle persone. La dignità non è negoziabile e non può essere tema di trattative. È sempre il governatore Crocetta a smontare la crisi. Non vedo il motivo di aprire questa crisi adesso, a poco più di 4 mesi dalle elezioni, dopo l'annuncio dell'uscita da maggioranza e governo dei centristi per l'Europa e di Alternativa Popolare. Ancora nessuno dei 3 assessori si è dimesso. Anzi, Carmen Sita Mangano ha dichiarato di volere continuare il suo percorso. E ancora caos all'interno della giunta Crocetta. Non vedo il motivo di aprire questa crisi adesso, a poco più di 4 mesi dalle elezioni, ha spiegato il governatore al quotidiano La Sicilia. I siciliani dovrebbero recarsi alle urne nel mese di novembre. Intanto Crocetta ritorna sulla richiesta di dimissioni da lui avanzate nei confronti del suo assessore alle infrastrutture per frasi omofobe registrate in un'intercettazione che Giovanni Pistorio ha consegnato nelle mani del suo partito, i centristi per l'Europa. Sono frasi e situazioni vergognose, prosegue, rispetto alle quali nessuno ha preso le distanze o mi ha dato solidarietà tranne i Verdi. Se nelle scorse ore però Crocetta sembrava essere rimasto solo, oggi è arrivato il colpo di scena. Carmen Sita Mangano infatti non si dimetterà. L'assessore regionale alla famiglia dice no a Giampiero D'Alia, restando in giunta. E non è stata la sola a rassegnare le dimissioni. Sulla sua linea anche gli assessori regionali Pistorio e Vermiglio. L'assessore Mangano era entrata in giunta un paio di mesi fa per sostituire un fedelissimo di D'Alia, Gianluca Miccichè, rimasto impigliato nel caso disabili. Sarebbe stato lui, infatti, a lasciare in anticamera i fratelli Pellegrino, entrambi sulla sedia a rotelle, facendo poi scoppiare il caso disabili in Sicilia. Concluse le amministrative, a Palermo continua a far notizia la vicenda di Ismaele Lavardera, il candidato sindaco del centrodestra, Fratelli d'Italia e Noi con Salvini, che ha rivelato che parallelamente alla campagna elettorale ha girato un docufilm che metterebbe in luce diversi aspetti legati alla politica emersi durante i mesi precedenti il voto. Una notizia che ha suscitato e continua a suscitare polemiche. Oggi approfondita dall'analisi di Raul Russo, portavoce provinciale di Fratelli d'Italia. La campagna elettorale delle amministrative è finita, ma per Fratelli d'Italia, Noi con Salvini, il centrodestra, c'è stato un risvolto a sorpresa.
Sì, parrebbe da quanto si è dichiarato stesso candidato sindaco che noi appoggiavamo e poi da alcuni avvenimenti che sono stati resi noti alla stampa che il candidato che ci aveva convinto con la sua gioventù, con il suo spirito ribelle e con la condivisione di un programma in realtà fosse più interessato alla creazione di un docufilm su cui suppongo lui voglia anche avere dei riscontri economici, il che onestamente non era certamente assolutamente nelle intenzioni dei partiti che hanno supportato men che mai di Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale, che anzi in qualche modo si scusa sui elettori se in qualche modo hanno sentito tradito la loro fiducia. Possiamo assicurare che per il nostro sacrificio, il nostro impegno e la nostra buona fede nel sostenere questa campagna elettorale contro la palude di questa città era reale, vera e che c'era e continuerà a esserci. Rao Russo è uno di coloro che si è candidato, quindi spesso in prima persona, ma Fratelli d'Italia e attorno a Fratelli d'Italia c'è anche un mondo di destra, una comunità che forse non ha gradito sin da principio la candidatura di Ismaele Lavardera. C'erano state le perplessità del nostro mondo, le avevamo rappresentate nelle sedi opportune, era stata una candidatura che peraltro fortemente voluta da Alessandro Pagano, da noi con Salvini, diciamo che poi noi abbiamo fino all'ultimo cercato di lavorare per soluzioni unitarie al centro-destra che non fossero quelle di Ferrandelli, ma gli alleati hanno scelto altro e sono stati puniti anche da questa scelta in qualche modo. Noi a un certo punto ci siamo trovati un candidato che pensavamo condividesse con noi il nostro stesso spirito antipalude, in realtà evidentemente è interessato ad altro. Noi continuiamo a essere interessati invece a fare realmente opposizione. Qualora fosse vera l'ipotesi di un docufilm, quali saranno le azioni che Fratelli d'Italia prevede di mettere in campo, considerando che Lavardera è andato anche a Roma a trovare Giorgia Meloni? Allora, noi non abbiamo assolutamente nulla da temere da sue eventuali immagini carpite in maniera non visibile, quindi a questo punto siamo assolutamente tranquilli, pur non di meno stiamo ragionando con dei nostri legali per tutelare l'immagine del partito, il rispetto della volontà degli elettori, perché quello che a noi diciamo più non va giù è il fatto che al di là di quello che volesse raccontare, che lui ha già detto che non l'ha fatto per non inficiare la campagna elettorale, lui in realtà probabilmente essendo più interessato a questo docufilm piuttosto che alla campagna elettorale in qualche modo ha riteniamo disturbato l'andamento di questa campagna elettorale. Ribadisco, noi non abbiamo nulla da temere, il problema è che noi non vogliamo essere complici di un'operazione commerciale, noi facciamo politica, non facciamo show. Se si dovesse tornare indietro nel tempo, a giudizio del portavoce provinciale di Fratelli d'Italia, quale sarebbe stato il candidato invece ideale per il vostro partito? Ma per il nostro partito più che un candidato ideale c'era un profilo ideale, un uomo chiaramente centrodestra, in una coalizione coesa, omogenea programmaticamente, che era quello per cui noi ci siamo spesi per mesi, abbiamo l'avvocato Greco, l'avvocato Bellavista, con l'avvocato Armao, sono stati gli altri che hanno voluto perdere questa città e fare vincere Orlando. È sempre più caos per le amministrative a Trapani. Come scrive Repubblica, Palermo, l'ex deputato Gerolamo Fazio, in corsa per la poltrona di sindaco al ballottaggio, sarebbe irreperibile. Su Trapani quindi si profila l'ombra del commissariamento che riguarderebbe però solo sindaco e giunta. Elezioni a rischio a Trapani. Ormai Mimmo Fazio deve decidere se non indicherà gli ultimi due assessori come sembra orientato a fare, la commissione elettorale circoscrizionale lo escluderà dal ballottaggio. Fazio è anche il candidato più votato al primo turno e anche indagato nell'inchiesta Mare Mostrum riguardante le mazzette relative ai trasporti marittimi in Sicilia. Se Fazio però venisse chiamato fuori da questa tornata elettorale lascerebbe solo Pietro Savona, l'unico candidato. A quel punto però si dovrebbe far fronte ad un altro ostacolo, il doppio quorum da raggiungere. Il primo legato a un numero dei votanti, mentre il secondo alle preferenze ottenute. Nel primo caso dovrebbe recarsi alle urne il 50% più 1, 30.012, degli aventi diritto 60.023. Allo stesso tempo, poi, Savona dovrebbe anche ottenere il 25% dei consensi, sempre relativo al numero degli aventi diritto al voto, quindi 15.006 quando al primo turno ne ha ottenuti 8.714. Nel caso questi numeri non venissero raggiunti, la Regione nominerebbe un commissario.
In genere alla coalizione del vincitore vanno 14 seggi, mentre tutte le opposizioni ne prendono 10. In questo caso però non ci sarebbe alcun vincitore, per cui per la ripartizione ci si rifarebbe al proporzionale puro. Nell'ambito della rubrica curata da Massimo Brizzi sui consiglieri comunali eletti a Palazzo delle Aquile, oggi abbiamo incontrato Paolo Caracausi, Movimento 139. Riconfermato con 1223 voti, ringrazio tutti coloro che hanno riposto in me la fiducia. Credo che sia una fiducia data a chi in questi 5 anni ha dato il massimo di se stesso per questa città senza risparmiarsi in nessuna cosa. Diciamo, il lavoro fatto in commissione attività produttiva ritengo che sia stato apprezzato dagli operatori economici e oggi siamo di nuovo qui a continuare questo lavoro intrapreso 5 anni fa. Il Movimento 139 è da sempre lo zoccolo duro del sindaco. Cosa avrete in programma per i prossimi 5 anni? Ma il Movimento 139 era il movimento che ha creato il sindaco quando ha lasciato Italia dei Valori. Io oggi mi candido in questo movimento, ma sempre come espressione di Italia dei Valori, e spero che insieme possiamo costruire un nuovo soggetto politico per il futuro della città e dell'intero paese. È stato fatto tanto per il centro storico, adesso tocca alle periferie che piangono. Sì, le periferie hanno bisogno di quegli altri 65 chilometri che il sindaco probabilmente accennava in campagna elettorale. C'è ancora tanto da fare. Sono certo che comunque riusciremo a poco a risolvere anche i problemi della periferia, soprattutto dal punto di vista dell'igiene ambientale. Lei che è diventato un esperto di attività produttive, cosa manca alla città per rilanciare il commercio? Ma io una delle cose che ritengo che dobbiamo fare, uno dei primi punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale prossimo, deve essere la modifica dell'articolo 5 del piano commerciale, quindi la possibilità di poter aprire nel centro storico di Palermo delle medie strutture per permettere alle grandi marche di arrivare e dare un nuovo volto soprattutto alla via Roma. E a proposito di artigianato e di imprese familiari? Ma l'artigianato sta andando avanti grazie all'afflusso dei turisti che sono arrivati in questi ultimi 2 anni e quelli che prevediamo anche per il futuro. Credo che i nostri artigiani abbiano le buone prospettive economiche e di lavoro. Cosa è mancato alla scorsa consiliatura che Paolo Caracausi vorrà realizzare durante questo prossimo quinquennio? Ma se dipende che ruolo avrò all'interno del prossimo Consiglio Comunale, io credo che dobbiamo completare alcune cose che abbiamo iniziato, a partire dai regolamenti dei mercatini e dai regolamenti dei mercati generali, che ritengo che abbiano necessità di essere meglio organizzati e regolamentati. Quindi un ruolo che vorrebbe tornare a ricoprire alle attività produttive? Ma sì, diciamo che potrebbe essere un'opportunità, io do la mia massima disponibilità alla prossima amministrazione, naturalmente mi potrei mettere a disposizione anche quello che è il mio ruolo nella mia vita di bancario, anche diciamo, la mia esperienza in termini di bilancio potrebbe essere a posto per questa prossima consigliatura, come un'altra cosa mi piacerebbe fare è lavorare soprattutto per il turismo. È giunta alle ore 8 al molo Ronciglio, a Trapani, la nave Phoenix con a bordo 412 migranti. Si tratta di subsahariani, tra i quali 58 donne, 13 in stato di gravidanza, 278 uomini e anche 75 minori non accompagnati. Ancora sbarchi sulle coste siciliane, sono 412 migranti approdati nelle scorse ore al molo Ronciglio di Trapani a bordo della nave Phoenix. Si tratta per lo più di subsahariani, tra i quali 278 uomini, 58 donne, 13 delle quali incinte e 75 minori non accompagnati. Ma al molo è scattato l'allarme scabbia, sarebbero infatti stati accertati circa 256 casi. A Ronciglio al momento è operativa la macchina organizzativa con i medici, dopo una prima visita al porto, i migranti saranno trasferiti all'hotspot di Milo per le procedure di identificazione. Successivamente verranno poi trasferiti in altre strutture di accoglienza. Nel frattempo a Portopalo di Capopassero sono stati fermati 2 presunti scafisti, un russo e un bielorusso, accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I 2 sarebbero stati al timone della barca a vela con 55 migranti sbarcata all'isola delle Correnti. A permettere di risalire ai 2 sarebbero state le testimonianze degli stranieri nel corso delle loro deposizioni al personale del gruppo Interforze della Procura di Siracusa, che però sta dirottando le indagini su un'organizzazione internazionale con base operativa nell'Europa dell'Est. Passaggio generazionale. Ieri il convegno in Camera di Commercio sviluppato dall'Associazione Francesco Bianchini, la Bocconi
Alumni Association e la Fondazione Nazionale Commercialisti. Sfide ed opportunità, ma anche imprevisti e difficoltà durante la successione alla guida di un'azienda dove è il commercialista a diventare protagonista per un buon esito del percorso. Imprese e passaggio generazionale, un argomento di grande attualità in Italia. È un argomento di grande attualità perché in Italia circa 60.000 imprese all'anno affrontano questo passaggio generazionale nelle imprese familiari, chiaramente, dove i fondatori passano il testimone all'erede, figlio o al nipote se si tratta di terza generazione. Quindi questo è un argomento che interessa tantissimo le imprese, ma che coinvolge anche i professionisti che sono attori in questo passaggio, in quanto accompagnano l'impresa e, diciamo, suggeriscono e indicano quale può essere il percorso migliore perché questo non avvenga traumaticamente, non comporti per l'azienda perdita di patrimonio di avviamento e soprattutto il professionista deve accompagnare l'impresa in questo passaggio per evitare che vi siano dei conflitti anche fra gli eredi. L'Università Bocconi è protagonista in questo convegno a Palermo. Esattamente, con la sua associazione di alumni, che è rappresentata da 106.000 persone, donne e uomini, che si sono laureate in Università Bocconi dalla data di sua fondazione, e soprattutto BA Palermo. BA Palermo è la prima area di alumni Bocconi in Sicilia, adesso c'è anche l'area di Catania, ma è stata l'associazione che ha voluto incrementare e realizzare la missione della nostra associazione, che è quella di creare opportunità per tutti i suoi alunni, gli studenti nel mondo. Cosa si intende per opportunità? Si intende creare cose pratiche, quindi realizzare progetti, studi, scambi, ricerche, supportando gli alunni che sono presenti in ogni area, in questo caso Palermo, offrendo loro delle opportunità, nel caso di oggi, di continuous learning, quindi l'opportunità di approfondire delle aree tematiche portando il contenuto che si sta sviluppando in università nell'area. Oggi si è parlato del passaggio generazionale e la famiglia Moretti non è l'esempio, già alla quarta generazione. La mia è la terza generazione, è quella che rappresenta Andrea, la quarta generazione, che segna un cammino di quasi 80 anni dedicati al caffè e soprattutto a dare una identità alla nostra azienda attraverso la propria cultura, attraverso la propria visione, il proprio amore e il costante continuo impegno quotidiano. Riuscire a tenere la barra dritta durante un passaggio generazionale. Sì, la barra dritta è chiaramente una conseguenza di una visione aziendale, è anche un argomento di cui si è parlato stamattina, il saper prevedere in tempi giusti, senza l'affanno dell'imprevisto, questo momento che è una continuità aziendale. Di fatto noi non siamo altro che i custodi dell'attività e il sapere custodire significa anche guardare lungo, guardare in prospettiva e preparare questo momento o questi momenti nel giusto tempo e con la giusta maniera. Quali possono essere i confronti tra un padre e un figlio nella conduzione o nelle decisioni per la conduzione di un'azienda? Ma i confronti quotidiani più interessanti sono quelli della scoperta di quelli che sono i valori chiave, i valori distintivi della tradizione. È proprio nella tradizione che affondano le radici dell'innovazione, i nuovi pensieri, i nuovi mercati, i nuovi prodotti. Tocca a noi giovani oggi valorizzare il patrimonio, il know-how acquisito negli anni dalle generazioni passate e con ambizione, con ottimismo, con umiltà e con tanta buona volontà provare a raggiungere quelle nicchie di mercato più interessanti al mondo, sempre tenendo a cuore una filosofia di qualità.
Cultura apre il MUME, Museo Interdisciplinare Regionale di Messina, tra Europa e Oriente, ricucito il racconto di 2000 anni di storia sconvolta dal sisma del 1908. Fra i capolavori assoluti, due tele del Caravaggio e due tavole di Antonello da Messina. Città lambita da due mari, porto naturale per i naviganti, transito obbligato per millenni tra Oriente ed Occidente e baricentro di interessi culturali ed economici nel mezzo del Mediterraneo, Messina da oggi ha finalmente il suo grande museo interdisciplinare regionale, il MUME, del quale dopo una prima parziale consegna il 9 dicembre scorso saranno aperti al pubblico tutti i restanti settori espositivi che definiscono l'articolato percorso medievale moderno con opere dell'XI secolo fino ai primi del Novecento. Con i capolavori di Caravaggio, Antonello da Messina, Alibrandi, Gaggini, Montorsoli, solo per citare i maestri più celebri, il MUME, oggi commisurato alla vastità e al prestigio delle sue collezioni civiche e delle centinaia di opere recuperate dalle macerie di chiese e piazze all'indomani del terremoto del 1908, non è solo un contenitore d'arte. Piuttosto un autentico luogo di identità, uno spazio museale di respiro europeo, dove la comunità siciliana e quella internazionale, grazie al percorso museografico che ricuce la narrazione e insieme amplifica, integra e completa l'esposizione allestita dopo il sisma alla Filanda Mellinghof. Potrà sfogliare la lunga e straordinaria storia bimillenaria di cui Messina è stata protagonista anche nel campo delle arti. Mantenendo fede agli impegni assunti, ha commentato Carlo Vermiglio, assessore ai beni culturali e all'identità siciliana, abbiamo raggiunto un traguardo importante per Messina, grazie alla determinazione e al lavoro sinergico attuato da questo assessorato, dal Dipartimento, dalla direzione e dal personale del museo. Messina si riappropria anche di questa struttura che è stata aperta nel dicembre dell'anno scorso, ma oggi è resa fruibile per intero. È una struttura straordinariamente bella, di 5.000 metri quadrati, e il luogo della cultura della città è stato restituito, è soltanto un punto di partenza. Da qua può ripartire la storia di Messina, la storia culturale della nostra città. I ragazzi, i giovani, devono essere i protagonisti della storia di questo museo. È la loro casa, è la loro casa culturale nella quale noi li chiamiamo a venire in qualunque momento. Siamo aperti a tutti, ad ogni dialogo che possa venire dalle scuole, dall'università e soprattutto dai giovani che sono il nostro futuro. Questo museo spettacolare esorcizza il terremoto, ma non si parli più di memoria. E qui dobbiamo rilanciare Messina, dobbiamo restituirle il suo ruolo nella cultura del Mediterraneo, così di centripeto, così baricentrico fra l'Europa, di cui è l'ultimo degli avamposti, e il bacino del Mediterraneo. Abbiamo veramente tantissimi capolavori, un tessuto articolato, complesso, di altissima qualità che ben accompagna i Caravaggio e gli Antonello, cioè le opere per cui in effetti finora è stato noto il museo. No, questo è un museo in effetti assolutamente internazionale, proprio per la qualità delle sue collezioni e peraltro ha un plusvalore che è la sua meravigliosa posizione panoramica a stretto contatto con lo stretto. Alla cattedrale di Palermo si è svolta la cerimonia presieduta dal Monsignor Lorefice della consacrazione delle Vergini. Il rito prevede l'imposizione del velo e la consegna dell'anello. Ieri pomeriggio, cerimonia solenne alla Cattedrale di Palermo per sei donne che hanno deciso di dedicare totalmente la loro vita alla fede e a Gesù Cristo. È stato Monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, a consacrare le donne secondo il rito dell'Ordo Virginum, con l'imposizione del velo, l'anello nunziale disposto di Cristo e il libro della liturgia, delle ore, per la preghiera continuata ed incessante. Donne che hanno dedicato già da tempo la loro vita al volontariato e alla diffusione della dottrina cattolica, ma impegnate nella vita di tutti i giorni.
Una scelta inusuale e poco diffusa ai nostri giorni, sviluppata attraverso anni di preparazione spirituale sotto la guida del delegato arcivescovile Don Giacomo Ribaudo. Le donne andranno a far parte di un gruppo ristretto che annovera già 11 donne nell'arcidiocesi di Palermo, già coinvolte in questo percorso dedicate a Gesù Cristo. Salvina Iello, insegnante nelle scuole elementari della parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria di Bagheria. Valeria Calderone, insegnante di sostegno della parrocchia Santi Ciro e Giorgio di Marineo. Nella Di Carlo, impiegata regionale in pensione della parrocchia Santi Pietro e Paolo di Roccapalumba. Antonietta La Spisa, insegnante di filosofia della parrocchia San Giorgio Martire di Vicari. Maria Grazia Messina, assicuratrice della parrocchia Maria Santissima del Carmelo ai Decollati di Palermo, e Giovanna Ventimiglia, parrucchiera della parrocchia Sant'Ambrogio alla Marinella di Palermo. È stata presentata nel corso di una conferenza stampa al Comune di Gela la terza edizione del programma televisivo Una Voce per la Sicilia, ideato da Emanuele D'Angeli. Quattro puntate vedranno come protagonisti circa 40 cantanti arrivati da ogni angolo dell'isola e 6 giudici. Il format televisivo è giunto alla terza edizione, inizierà la sua programmazione la settimana che sta per arrivare dal giorno 19, ogni televisione manderà in onda per 4 settimane questa trasmissione, sono 4 puntate in prima serata da un'oretta a circa, e quindi con questo programma vogliamo valorizzare tutti i talenti siciliani che amano cantare, con una giuria di esperti, insomma, speriamo che possa crescere sempre di più negli anni questa trasmissione televisiva. Sindaco, una buona opportunità anche per Gela, per farsi conoscere. Sì, perché il sito di produzione è il Teatro Eschilo di Gela e la cartolina iniziale richiama la città che ospita il teatro, quindi la nostra città di Gela. È un'opportunità per farla conoscere sia tramite gli schermi televisivi, ma anche per tutti coloro che sono venuti qui a registrare le puntate televisive. Il suo assessorato è quello che patrocina questo spettacolo? Sì, noi stiamo mirando anche con questo evento comunque ad una promozione di caratura regionale, tant'è vero che la distribuzione e la messa in onda di questo evento è caratterizzata con la collaborazione di circa 10 emittenti televisive di caratura regionale e non vengono trasmesse in modo contestuale, e in questo modo raggiungeremo sicuramente l'obiettivo di divulgare il segnale e permettere ad ogni utenza specifica di ogni televisione di raggiungere e di vedere appunto questa trasmissione. Quindi una diffusione capillare in buona sostanza che ci permetterà di ben divulgare la trasmissione e quindi le nostre immagini e quindi l'evento che è arrivato alla terza edizione, speriamo che possa continuare perché ogni anno ha sempre un successo maggiore di partecipanti e di pubblico. Franco Battiato torna a cantare dal vivo accompagnato dalla Royal Philharmonic Concert Orchestra, un tour che si svolgerà in 5 date. La prima data, il 23 giugno, al Teatro Politeama di Palermo. Grande attesa per il nuovo tour di Franco Battiato, l'artista torna a cantare dal vivo accompagnato dalla Royal Philharmonic Concert Orchestra. La prima data del tour sarà il 23 giugno al Teatro Politeama di Palermo. Evento voluto, promosso e realizzato grazie alla Fondazione Terzo Pilastro Italia e Mediterraneo. L'incasso dello spettacolo sarà devoluto in beneficenza ad un ente che verrà reso noto nel corso della serata. Il tour proseguirà fino al 29 giugno e toccherà le tappe di Carpi, Roma, Pistoia e Palmanova. I 40 elementi dell'orchestra inglese accompagneranno il musicista e autore catanese. Il coronamento di una collaborazione che ha radici antiche, con una serie di memorabili live e incisioni negli studi londinesi per dischi come Il Vuoto e Flowers 2, ma che stavolta avranno l'occasione di esprimersi in un vero e proprio evento artistico.
Battiato interpreterà una scaletta di una ventina di brani che copriranno diverse sfaccettature del suo repertorio. Ci saranno sicuramente grandi hit come L'era del cinghiale bianco, momenti di spiritualità come L'oda all'inviolato o Io ti vengo a cercare, classici come La cura. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Era l'ultimo servizio per questa edizione. Vi ringraziamo per la gentile attenzione prestata, augurandovi un sereno fine settimana.